Lo dicevamo in apertura, domani il 26esimo anniversario della strage di Capaci. In tutta Italia tante le iniziative per non dimenticare, a cominciare dalla nave della legalità, che oramai è un po' un simbolo, che ogni anno arriva a Palermo, simbolo appunto della lotta contro tutte le mafie. Allora andiamo a Civitavecchia da Francesca Sancin. Francesca, allora è salpata questa nave per Palermo? Sì. Proprio pochi minuti fa qui dal porto di Civitavecchia è salpata la nave della legalità, a bordo 1000 ragazzi, e saranno 70.000 quelli che domani parteciperanno in tutta Italia alle celebrazioni per ricordare i 26 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Qui a Civitavecchia il Presidente della Repubblica è venuto per portare il proprio saluto ai ragazzi che hanno ascoltato con emozione e partecipazione. Sentiamo allora adesso nel servizio che abbiamo preparato le loro parole. Voi nel 1992 non eravate nati, ma le loro idee, l'idea di Falcone e Borsellino camminano sulle vostre gambe, così? Sì, siamo qui perché evidentemente Falcone e Borsellino hanno iniziato un qualcosa di grande e per noi la legalità è un qualcosa che, una scelta che dobbiamo compiere ogni giorno. Non è una storia in qualche modo che finisce, dite voi, è una storia che ricomincia con voi. Se dovessi usare un aggettivo per questa manifestazione direi viva, vivace. Legalità per voi ragazzi che cos'è? Falcone e Borsellino, non li avete conosciuti, non? Chi sono per voi? Sono degli eroi, hanno provato a fermare la mafia, hanno provato a fare di tutto per darci un futuro migliore. Le voci degli studenti ripetono noi qui sul Molo 2 di Civitavecchia, da dove la nave della legalità prende il largo per Palermo, insieme per non dimenticare le stragi di Capaci e Via D'Amelio, come sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 maggio domani è una data che non si può dimenticare, la data del vile attentato di Capaci. Da allora si è sviluppato nel nostro paese un movimento di reazione civile prezioso e importante, che ha ottenuto risultati importanti, ma come vi ho detto richiede ulteriori impegni e richiede un impegno da riaffermare per sradicare definitivamente questo fenomeno da tutti i territori del nostro paese. Ragazzi e ragazze ascoltano attenti e con la loro voce danno voce a chi per combattere la mafia ha dato la vita. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà che pila impastato. Poi la nave si stacca dalla banchina, 1000 ragazzi a bordo, pronti ad impegnarsi. In una delle due auto che scortava quella di Falcone, quel pomeriggio sull'autostrada a Capaci c'era anche Angelo Corbo, uno dei tre agenti sopravvissuti. Lo ha incontrato Massimo Veneziani, sentiamo. Un grande boato, quel grande boato che ci fa sembrare proprio di volare. Noi ci siamo alzati con la nostra macchina corazzata, non so di quanti metri rispetto all'asfalto, e poi ricadere violentemente in quello che rimaneva dell'asfalto, e continua a arrivarci macigni su tettuccio. Il problema è quando poi tu scendi dalla macchina con fatica e ti ritrovi nell'inferno. Così Angelo Corbo ricorda le 17.58 del 23 maggio 1992, quando la mafia con 500 kg di tritolo fa saltare in aria l'autostrada a Capaci, uccidendo Giovanni Falcone, sua moglie e tre uomini della scorta. Lui viaggiava nella terza auto, controllava la coda del corteo. Angelo aveva solo 26 anni. Una grande voragine davanti alla sua macchina. Cerchiamo di aprire gli sportelli, non ci riusciamo. Ma nel frattempo vediamo però, è un'immagine che comunque rimarrà sempre impressa nella mia mente. Vediamo Giovanni Falcone che si gira a guardarci. Che con i suoi occhi chiedeva aiuto, ma noi non riuscivamo a dargli un aiuto. Erano 2 anni e mezzo che Angelo accompagnava il giudice. Dopo la strage decide di portare la sua famiglia lontano da quella Sicilia, da quella Palermo. La sua vita non era più la stessa. Chi muore, muore una volta sola. Chi sopravvive, muore ogni istante. Ce l'ha un ricordo personale di Falcone? No, Falcone non era con noi l'amico. Noi lo vedevamo come un grande professionista. Credeva veramente che col suo lavoro potesse veramente ridare dignità alla propria terra.